Il nome, Maddalena, chi è? Il microfono. Signore e signori, buonasera a tutti. Come ha detto il professore prima, sono il presidente dell'associazione Comitato Golfo. Insieme ai colleghi abbiamo avuto l'idea di creare questa iniziativa con il signore. Oggi si sono cimentate ai fornelli sei signore che hanno espresso il massimo della loro capacità ai fornelli. Poi man mano alla serata vi illustreremo come è andata la giornata. Buonasera a tutti. Vi invito a prendere visione del menù che voi avete sul vostro tavolo e cominciamo questa prima pietanza. Rotolini di crepe farciti con la crema di formaggi e salmone su cubi di pomodori. Voglio ricordare, per chi non lo sapesse, che le crepe non sono ovviamente né di origine francese né di origine moderna, ma sono una pietanza molto molto antica, addirittura risalente all'epoca romana. Ed è molto strano vedere forse per molti il salmone con il pomodoro, ma il salmone dà una nota sicuramente grassa e questa nota grassa rende possibile la disponibilità del principale nutriente dei pomodori, che è l'icopene. Quindi un abbinamento forse non usuale, ma sicuramente adatto per una corretta produzione. Prego. Questi lavori estremamente di tipicità e di stagionalità, perché sapete, il carciofo nella nostra tradizione si abbina sempre alla lentuccia, la classica lentuccia romana, che dà un carattere molto spiccato, ma questa sera abbiamo addirittura una pesce di stagione, perché il nasello è un gusto che viene pescato soprattutto nel periodo invernale, sui grandi fondali dove abbonda fino addirittura a 200-300 metri di profondità, quindi un pesce squisitamente invernale tipico delle nostre coste. È un bellissimo piatto che abbina terra del mare. Grazie. Allora, noi vi vogliamo presentare innanzitutto, quindi il Presidente le presenterà al grande pubblico e ciascuno di loro dirà il piatto che ha fatto, ovviamente senza ricevere ancora l'omaggio e il premio, perché non sappiamo ancora chi ha vinto. Allora, siamo riusciti a realizzare questa presentazione, che come tutti gli altri anni sembra che sia riuscita bene. E soprattutto anche perché le fuoche che si sono cimentate sono state tutte molto brave, si sono, sferrite in piatti anche particolari. Comunque, considerando che la maggioranza non sono dei professionisti, ma sono delle signore casalinghe, delle persone normali che si sono dovute cimentare con dei piatti. In questo concorso gastronomico è un po' particolare perché è dedicato alle donne, ma è anche particolare perché è composto da poche persone e quindi c'è una grossa rivalità tra una cuoca e l'altra. Vorrei presentare un testo della Giulia. Bontà di questa associazione, anche quando non sono più dirigente scolastico. Loro mi onorano di avermi non tanto nella giuria ma tra di loro e io sono molto contento di questo. Ho voluto, siccome nella bilancia della vita tra loro e me la bilancia si alza dalla parte loro e si abbassa dalla parte mia, dico io che cosa posso donare oppure a queste persone così buone, simpatiche e professionalmente valide. E allora ho pensato a un piatto decorato e scrivendo due paroline solo che risultano essere così composte: l'associazione Cuochi del Golfo e l'emozione con Dio, perché questa è un'emozione. Siccome non mi sarà dato di prendere la parola solo in un secondo, io ho pensato di scrivere oggi in 10 secondi ho battuto una bellissima poesia che dedico all'associazione Comodi sarò breve. Quel golfo è la sua cucina, incominciò per cuore e fantasia
il grande amore per la gastronomia, concorsi, incontri, dolci serate a garantire stupende rimpatriate. Il culto per l'evento culinario rende il concorso più straordinario. La calda e attenta organizzazione fa cara e dolce la partecipazione. La cura, la forza e l'amore serio rendono tutto dentro di miglior premio. Dopo l'impegno emozionante e belle, le concorrenti appaiono come stelle. Che capolavoro questa associazione, nel cuore il motto anima e azione. È grande cosa questo lieto evento, le cose belle le sospira il vento. Onorati e grati per il campo invito, la vostra storia si avvicina al mito. E questo va al presidente della direzione. Da chiamarci a questo ruolo simpatici, voglio, diciamo, faccio anche l'avvocato, per me sarà la prima volta che sono giudice. Fare il giudice è stata un'esperienza diversa. E comunque a nome mio di Domenico Mariani ringraziamo, facciamo i complimenti alle partecipanti e vediamo i risultati, neanche noi sappiamo. Grazie a tutti.